Oggi ricordiamo quello che è stato il 27 di gennaio del 1945, quindi quando le truppe sovietiche liberarono i campi di concentramento di Auschwitz. Noi rappresentiamo come istituzione un po' tutto quello che è nato nel dopoguerra, quindi abbiamo soltanto l'opportunità di poter fare un percorso storico e per poter far sì che comunque i giovani di oggi e quelli di domani sanno di che cosa si è macchiata l'umanità durante questi anni del Novecento. Abbiamo voluto ricordare il 27 gennaio, la giornata della memoria, e l'abbiamo fatto con tutti i ragazzi del nostro territorio, dalle elementari alle medie, alle superiori, al liceo Seneca. Sono intervenuti il dottor Temin, che è un esponente della comunità ebraica di Napoli, il dottor Russo, che è un italiano che è stato un medico, che è stato deportato nei campi di concentramento, e poi il professor Capuano. Inoltre i ragazzi hanno voluto ricordare questo tragico evento della nostra storia con delle riflessioni e delle letture. Credo che sia non soltanto doveroso ricordare la memoria da parte delle istituzioni, ma sia veramente importante che questo messaggio non passi come dovere, ma venga recepito dagli studenti, e soltanto con una partecipazione viva, attiva, con una riflessione propria, questo messaggio, quello appunto che la Shoah è una tragedia dell'umanità e che la memoria di questo si deve perpetuare, non finisca.